Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, bentornati a Mr. Pokenjoy, bentornati in un nuovo episodio di Pokémon Cristallo. Allora, siamo a Violapoli e come vi avevo detto nell'episodio precedente c'è una cosa qua sotto nella casa che vi voglio mostrare. Prima parliamo con lui. I Pokémon scambiati crescono velocemente, ma senza le giuste medaglie potrebbero non obbedirti, ok? Grazie per l'informazione, qui cerco dei Pokémon. Hai Bellsprout? Vuoi scambiarlo con Onix? Io non ho un Bellsprout e non andrò a catturarlo per fare lo scambio. Ma se volete un Onix, qui in Pokémon Cristallo, poi dalle altre cose, si può evolvere dalla seconda generazione con Metal Coperta in Steelix. Non vuoi fare lo scambio? Peccato. E ovviamente quello che ci dà lui non ha Metal Coperta e non si evolverà, ci darà soltanto un Onix. Non è un Pokémon che mi interessa avere, vi faccio vedere che si può ottenere, ma non mi interessa prenderlo, assolutissimamente. Allora, andiamo a fare questa bellissima Torre Sprout. E parliamo un po'. Un Bellsprout alto più di 30 metri si dice che fosse il pilastro centrale. Attenzione, addirittura la signora qui che dice: vedi come oscilla il pilastro? Qualcuno si sta allenando lassù. Ok. La Torre Sprout fu costruita molti anni fa per allenare i Pokémon. Sentiamo cosa dice lui. Solo se arrivi in cima otterrai una macchina, MT è la macchina tecnica. Invece questo qui cos'è? Non mi ricordo. Allora, lottiamo, vai, ci ha sgamato in pieno. Per quanto violente siano le lotte, la torre non cadrà mai. Ma non viene il vomito a sta gente a stare là sopra? Un bonzo vuole lottare. Manda in campo Bellsprout. Noi abbiamo Tommy. Se adesso noi conoscessimo Braciere, qui sarebbe tutto one hit KO. Tutto one hit KO. Ci basterebbe conoscere Braciere. Ma noi non lo conosciamo, Braciere. È vero, non lo conosciamo. No. Neanche adesso che arriviamo al livello 10 lo impariamo, vero? Però vabbè, attacco speciale 18. Vedete perché voglio dargli le mosse speciali poi. Attacco speciale 18. Vuoi cambiare Pokémon? No, perché se mandi un altro Bellsprout il mio Dumbo me lo sdereni. Ci critta, ma nonostante tutto non ci fa niente e quindi via. Allora, però adesso facciamo così, siccome deve prendere esperienza anche Dumbo in vista della palestra. Ora noi Dumbo lo buttiamo in campo, ma poi lo switchiamo. E buttiamo dentro Tom, per forza. Sennò Dumbo ci rimane troppo indietro. Facciamo lo switch in. Ok. Affrustata, è vero che comunque loro sono a livello 3, ma non si sa mai, meglio non fidarsi di queste cose. Magari ci crista, succedono cose brutte, perdiamo Dumbo e poi mi devo arrabbiare. Ok. Tutti 27, buono. Mi sono impegnato, ma sono debole. Allenati di più. Che te devo da dire? Qui c'è un oggetto, di che cosa si tratta? Antiparalisi, può servire, tutto può servire. Mettiamo in saccoccia. Oh yeah! Stiamo a guardia di questa torre. Qui rendiamo omaggio a tutti i Pokémon. Un altro bonzo vuole lottare. Come sempre c'è un Bellsprout, non ci credo. Alla Torre Sprout ci sono un sacco di Bellsprout.
ci frusta, ci critta, maledetto. Ok, siamo quasi a livello 11 e io spero che a livello 11 impariamo braciere. Veramente ci occorre imparare braciere, ragazzi. Rifacciamo di nuovo lo switch. Ok, frustata. Noi siamo a cavallo, devo dire, perché siamo resistenti alle frustate. Ci va molto bene. Allora, in questo episodio dovrei riuscire a fare sia la torre che la palestra. Nel caso non dovessi riuscire a fare tutto nel tempo che voglio, non impara a braciere. Maledizione. E va bene. E nel caso non riuscissi a fare tutto, allora dividerò gli episodi. Farò un episodio dedicato alla Torre Sprout e un episodio dedicato alla palestra di Violapoli. Tommy, ma tu braciere quando hai intenzione di impararlo? Sentiamo un po'. Che adesso potrebbe esserci utile imparare una nuova mossa. Dumbo livello 7, perfetto. Grazie. Allora, fammi passare e andiamo su. Qui adesso dove si dovrà andare? Si dovrà andare su, si dovrà andare giù. Giù intanto abbiamo trovato uno sfidante, quindi oscilla come foglia al vento. Siamo perfettamente al centro della Pokéball. Fantastico. Un altro Bonzo vuole lottare? Va bene. Oh yeah. Quindi abbiamo fatto 70%? 65%? Va bene. Se questi sono i danni, va benissimo. Arriva un altro Bezdot e noi mandiamo Dumbo, che ormai è a livello 7, ragazzi. Ma rimandiamo comunque in campo Tommy. Magari dopo, loro sono a livello 3, noi siamo a livello 7, vediamo il danno che ci può fare con la difesa fisica che abbiamo. Frustata dovrebbe essere attacco fisico. Vediamo un po' com'è la situazione. Per fargli prendere più punti esperienza, parlo per quello. Ah, la bacca, ottimo. E allora azione, vai! Ok, perché sennò 27-27 è un po' pochino. Dai, proviamo a vedere come se la cava il nostro amico Dumbo. Dai, vai Dumbo, conto su di te, vai di azione. Il danno è buono che facciamo noi. Ah, beh, se è così va bene, se è così va benissimo. La nostra super difesa ci dà una grande mano. Guardate che non ci crittano. Vedi, così ne prende 54. Già un po' meglio, no? Dai, buono. Adesso che lo sappiamo faremo così. Allora, qua si va subito su. Allora io voglio provare ad andare qui in alto. Ecco, infatti c'è lo strumento, visto? Precisione X. Meglio non dimenticare niente. Meglio non tralasciare niente. Ok, qui troviamo la pozione. Dovremmo essere arrivati, ragazzi, penso, all'ultimo piano della torre. Mi alleno per trovare nei Pokémon l'illuminazione. Tora-chan, lui si allena per trovare l'ispirazione, Tora-chan.
e un altro Bonzo manda in campo Bellsprout. E noi ancora non abbiamo imparato Braciere. Oh mio Dio, ha fatto crescita. Adesso però Bellsprout è a livello 6. E qui Dumbo le piglia. Ok, ottimo. Buoni punti esperienza, 108. Forse a livello 12. Dai, livello 12 il Bracerino arriva. Dai, che arriva il Bracerino. La luce della MN dell'anziano illumina anche il buio più fitto. Un altro Bonzo vuole lottare. Manda in campo Bellsprout. E va bene. È arrivato il momento di andare a livello 12, ragazzi. No, abbiamo fallito. No. Perché tu fai queste cose? Cosa avevo detto? Che è troppo brutto fallire azione. Vai, azione ancora! Tiralo giù. Buono. Abbiamo crittato, perfetto. A 12. E adesso è arrivato il momento di imparare la quarta mossa. Ole! Finalmente. La luce è dentro di me. Va bene, se lo dico. Adesso che abbiamo imparato, io farei così. Io sposterei ordina. Sposterei Dumbo primo. Solo per fargli prendere l'esperienza. A tutte le lotte. Già dall'inizio. Anche quando hanno un Pokémon solo. Ancora Bellsprout. Qui facciamo subito switch perché è a livello 7. Se no il nostro Dumbo prende Sberle. Poi noi facciamo Braciere. E dopo di nuovo rientriamo con Dumbo. Ok, crescita. E allora Braciere. Ok, crittiamo pure. Non penso il crit sia servito. Non ci credo che Bellsprout mi resiste a... Ah, se arriva allora io posso mandare Dumbo a lottare da solo. Contro un livello 7 contro un livello 7. Va bene, ci possiamo provare. Prima cosa che faccio è ruggito. Preveggenza. Mi ha identificato. Ma io ti abbasso l'attacco. E poi c'è una grande difesa. Quindi tu praticamente non mi fai niente. E io? Io men che meno. Se mi fa più danno lui, con tutto che io ho una difesa assurda. Allora, io quello che devo fare adesso è curarmi, perché se mi critta io non me lo posso permettere. Quindi pozione. Vai Dumbo. Maledetto, ci ha abbassato l'attacco anche a noi. E allora facciamo così. Noi continuiamo ad andare di azione. Tanto adesso siamo molto in vantaggio rispetto a lui. Cioè, a meno che non usa la pozione pure lui, la vedo dura che può ribaltare. Ha pure missato, perfetto, perfetto. Ah, maledetto, è rimasto con un punto vita. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qui si va a livello 8, ragazzi. Ottimo. Ottimo, perché ci serve salire di livello per la palestra. Anziano. Ah no, anziano è... vuol dire che sta parlando lui. Hai classe. Come promesso, eccoti una...
Però lasciamelo dire. Dovresti trattare meglio i tuoi Pokémon. La tua tecnica di lotta è troppo rude. I Pokémon non sono strumenti di guerra. Ah! Dice di essere l'anziano, ma è un mollaccione. È logico, non credi? Non perderò mai contro chi fa tante prediche sulla bontà verso i Pokémon. A me interessano solo i Pokémon, forti e vincenti. I Pokémon deboli mi lasciano indifferente. Simone usa Fune di fuga. Abbiamo trovato anche noi la Fune di fuga da usare. Quando avremo finito? Sono altri strumenti? No, e allora si parla anche noi con l'anziano. Guardate il Bellsprout dietro. Sono felice che tu sia qui. La Torre Sprout è un luogo per allenarsi. Le persone e i Pokémon mettono alla prova il proprio legame, costruendo un radioso futuro. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è forte il legame tra i Pokémon e te. E vai, il supremo Bonzo vuole lottare. E c'ha Bellsprout. E allora noi adesso togliamo Dumbo e buttiamo Tommy. E gli si spara a braciere, ovviamente. Fa venire l'ansia quanto va lenta la vita quando scende. Sembra che si deve fermare da un momento all'altro. Qui, allora mandiamo Dumbo. Io direi di far così. Sì, sì. Facciamo prima Ruggito. Perché l'ha fatto anche lui, maledetto. Ok. E adesso preveggenza. Attenzione, ok. Ci identifica. Ma noi vogliamo fare Azione. Abbiamo crittato. Quello è il danno con un crit. Immaginate un po' voi. Sarà 15 hit KO sto coso. La vedo dura, eh? La vedo molto dura. Dobbiamo riprenderci con la pozione. Facciamo ancora un'azione, dopodiché... Perché se ci critta è finita. No, ma poi gli togliamo troppo poco. Vai! Allora, possiamo ancora fare come prima e quindi terminare la lotta con Dumbo per andare a livello 9, forse. Ci sarebbe... Sarebbe buona come cosa. In vista della palestra. Ah, mi ha missato! Ma perché mi devi missare? Solo io misso azioni. Dai! No! Due miss di fila? No, raga. È indecente, dai. Mi sembra di essere in Battlespot. Dai, Dumbo, dai! Sei bravo! Lo so che ce la puoi fare. Dai, impegnati! Bravo! E qui si va a livello 9. Perfetto. Dai, abbiamo imparato roccio scudo. Fantastico. Diventiamo imbattibili. Ancora Bellsprout e qui di noi si rientra con Tommy. Ok, si rientra con Tommy, braciere e la partita dovrebbe finire. Ottimo.
Si va anche a livello 13. Anche sì. Ha perso la sfida. Eccellente. Tu e i tuoi Pokémon non avrete problemi ad usare questa mossa. Prendi questa e Flash. Così possiamo illuminare la grotta. Flash illumina anche i luoghi più oscuri. Ma per usarlo fuori dalla lotta ti serve la medaglia della palestra di Violapoli. E va bene, quindi adesso noi ci dirigeremo alla palestra di Violapoli. È un imponente ritratto di Bellsprout. Ok, allora noi adesso facciamo così, usiamo la fune di fuga che abbiamo trovato prima. Eccola qua, usala. Via. Ed eccoci tornati a Violapoli. Io penso che per questo episodio può essere tutto, e nel prossimo episodio ci dirigiamo qui alla palestra, sfideremo il capo palestra e andremo avanti nell'avventura. Come vi dico sempre, se il video vi è piaciuto ditelo a tutti, se non vi è piaciuto state zitti. Mr. Pokenjoy, ciao ciao.